avvenuto in questo nuovo video. In questo video ti voglio spiegare un argomento molto particolare, il combattimento statico e il combattimento dinamico. Vedremo la differenza tra i due modi e quale devi sviluppare per diventare bravo nel combattimento. Per spiegarti la differenza tra il combattimento statico e il combattimento dinamico, prendiamo in considerazione gli spostamenti che eseguiamo durante il combattimento. Quando noi eseguiamo uno spostamento, andiamo praticamente da un punto A a un punto B. Sono in una zona e mi sposto in un'altra zona. Quindi sono partito da quello che io chiamo un punto A e vado in un punto B. Il combattimento statico avviene nel punto A e nel punto B. Cosa vuol dire in maniera pratica? Eseguo la mia azione nel punto A, mi sposto e eseguo un'altra azione nel punto B. Quindi, in realtà, io mentre eseguo la mia azione sono fermo. Perché? Perché sono nel punto A, faccio la mia azione, mi sposto, sono di nuovo fermo e faccio la mia azione. Per questo io lo chiamo combattimento statico. La differenza del combattimento dinamico è che non avviene nel punto A e nel punto B, ma durante lo spostamento tra il punto A e il punto B, durante la transazione tra il punto A e il punto B. In maniera pratica cosa vuol dire? Che inizia nel punto A e finisce quando arrivo nel punto B, quando il mio corpo ha finito lo spostamento. Quando il mio corpo ha finito, ha raggiunto in maniera completa il punto B, la mia azione è finita. Per questo io lo chiamo combattimento dinamico. Tutti i bravi combattenti combattono tra il punto A e il punto B, quindi usano un combattimento dinamico. Logicamente per riuscire a fare questo ho bisogno di una buona coordinazione dinamica tra braccia e gambe, in maniera tale che mi permette di eseguire dei costanti spostamenti con le gambe e sopra posso andare a eseguire tutte le mie azioni. Adesso ne andremo a vedere alcuni, il primo video, per sviluppare la coordinazione dinamica. E, logicamente un video non è sufficiente per poter sviluppare e vedere il lavoro della coordinazione dinamica. Quindi questo sarà il primo video di una serie di video che io farò dedicati in maniera specifica alla coordinazione dinamica. In maniera tale che alla fine di questi video sarai in grado di sviluppare lo stesso la coordinazione dinamica. Avrai gli strumenti base per sviluppare la tua coordinazione dinamica in base a se fai box, se fai tie, se lavori con le arti marziali, con le armi o senza armi. Perché? Perché quando lavoriamo sulla coordinazione motoria, sia dinamica o anche quella statica, andiamo a lavorare sul sistema, quindi andrà a migliorare tutto il nostro sistema. Quindi, dopo aver capito a livello concettuale cos'è la coordinazione dinamica e quella statica, andiamo a vedere in maniera pratica con il primo esercizio per sviluppare la coordinazione dinamica. Adesso vediamo il primo esercizio per sviluppare la coordinazione motoria dinamica. Per tutti gli esercizi ti serviranno un bastone lungo, più o meno come le tue braccia, in maniera tale che lo possiamo portare e ci servirà per coordinare le braccia e le gambe. Allora, come prima cosa, uno spostamento lo dividiamo in due passi. Cosa vuol dire? Uno, due. Quando noi facciamo uno spostamento lo divido in uno e due passi, in maniera tale che posso coordinare sul primo passo una mano, un braccio, e sul secondo passo l'altro braccio. In questo caso noi andremo a coordinare, faremo uno spostamento dove porteremo avanti la gamba sinistra e il braccio sinistro e richiameremo la gamba destra e porteremo avanti il braccio destro. Quindi faremo uno spostamento, due passi e due movimenti con le braccia. Questo movimento qua è quello che io chiamo guardia in linea, movimento in linea. Cosa vuol dire? Stesso braccio e stesso gambo. Braccio sinistro e braccio, gamba sinistra e braccio sinistro, gamba destra e braccio destro. Creeremo quelle che io chiamo delle vasche, quindi farò il mio movimento, 1, 2,
andando sempre avanti e cercando di portare il bastone sempre al centro. Quindi parto dal fondo e verrò in avanti. Quando sono arrivato alla fine, per ora torno indietro e rieseguo l'esercizio. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quello che è importante nello spostamento è che quando appoggio il piede a terra, piede sinistro, il braccio sinistro è in avanti. Quando appoggio il piede destro dietro, il braccio destro è avanti. Ripetiamo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e torno indietro. Lo rieseguo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lo faccio per un minuto, lo eseguirò per un minuto con la sinistra avanti, braccio sinistro e braccio destro, okay? Andando in avanti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Poi poserò il mio bastone e lo andrò a eseguire tirando i pugni. La base su cui si sviluppa tutto il combattimento e sui pugni, perché è il movimento base più semplice su cui posso costruire la mia coordinazione motoria dinamica. Poi posso farlo con le armi, con qualsiasi cosa. Quindi abbiamo visto braccio, gamba sinistra, braccio sinistro, gamba destra, braccio destro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e torno indietro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e torno indietro. Lo eseguirò poi anche questo per un minuto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e alternerò un minuto con il bastone. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e un minuto senza bastone. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, indietro. 1, 2. Quello che è importante è che braccia e gambe arrivano assieme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mi aiuto col bastone lungo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Per poi eseguirlo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Una volta fatto in avanti, andiamo a farlo indietro. La posizione deve essere sempre aperta, quindi in questo caso porto indietro la gamba sinistra e lavoro portando avanti la gamba destra e porto avanti il bastone sinistro. 1, gamba destra. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Osservate come quando arrivo
La posizione deve essere sempre aperta, quindi in questo caso porto indietro la gamba sinistra e lavoro portando avanti la gamba destra e porto avanti il bastone sinistro. Uno, gamba destra. Quello che è importante è che tutto un lato arriva contemporaneamente. Quando sarò arrivato alla fine, rimango nella posizione e vado indietro. E tutto il movimento è sincronizzato e coordinato. Uno, due, rimango nella posizione e vado avanti, vado alla sinistra. Finisco il movimento e vado indietro. Per poi lavorare liberamente. Vado un po' avanti, un po' indietro. Andiamo anche nell'altra posizione, in avanti. Finisco il movimento e cambio, vado indietro. Finisco il movimento e vado avanti. Vado in avanti, indietro, avanti, vedete che non ho più bisogno di fermarmi, tutto si muove sincronizzato. In avanti, mi fermo e vado indietro. Così capisco il punto dove devo cambiare per rimanere a fare sempre sulla stessa linea di lavoro.
sinistro, lato destro, lato sinistro. Oh, oh, oh. Il consiglio che vi do è di lavorare la stessa cosa sul lato sinistro e sul lato destro. Cosa vuol dire? Sinistra avanti, eseguo, cioè destra avanti, eseguo lo stesso lavoro, lo riporto sul lato sinistro. Cosa vuol dire? Gamba a destra, braccio destro. Eseguiamo anche solo con le braccia. Per essere coordinato nel combattimento devo avere i due lati, è fondamentale. Indietro. Adesso posso unire i due lati con un passo profondo, un cambio di guardia e un passo profondo. Cosa vuol dire? Lato sinistro. Quando devo avanzare con la gamba destra faccio un passo profondo. Parto con lato sinistro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Invece che avanzare solo fino a qua, faccio un passo profondo e cambio la mia posizione di guardia. Rivediamo anche dall'altro lato. Parto col sinistro, 1, 2, 1, passo profondo, 2. Rivediamo. Passo sinistro. Passo sinistro profondo con il destro e vado nell'altra parte. In questa maniera poi posso lavorare con i due lati. Parto con lato sinistro, destro, sinistro, destro. Rivediamo. Destro. Quando sono qua, invece che richiamare il passo vicino all'altro, lo faccio scavalcare e vado nell'altra guardia. La stessa cosa la eseguo andando indietro. Cosa vuol dire? Quando questa deve essere richiamata, vado nell'altro. Ok? Rivediamo. Indietro, vado passo profondo. Siamo arrivati alla fine di questo primo video dedicato al combattimento dinamico e alla coordinazione dinamica. Farò degli altri video, come ti ho detto, dove farò un approfondimento sul concetto di coordinazione dinamica e vedremo altri video per poterlo sviluppare. Quindi se ti è piaciuto ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video dedicato alla coordinazione dinamica.